alla sala d'annunzio dell'Aurum, questa bellissima struttura pescarese. Allora, per chi non conosce perché si chiama, alcuni mi hanno detto perché si chiama Ex Aurum, questo era tanti anni fa un liquorificio, l'Aurum è un liquore buonissimo, e diciamo il quattro italiano, diciamo così. Comunque so che stanno venendo anche altre persone, ma c'è un traffico incredibile perché hanno chiuso al traffico la riviera Montesilla. Allora, prima di presentare questa serata, ringrazio sia l'assessore Carota, Maria Rita, che mi ha chiamato proprio 5 minuti fa, è venuta l'altra volta all'inaugurazione, ma questa sera aveva qualche problemino, però c'è il consigliere comunale Armando Foschi, come è scritto qui su Debian, perché consiglieri comunali ce ne sono tanti, il Consiglio Comunale di Pescara, però Armando Foschi ha voluto fortemente reintegrare questa manifestazione perché ha avuto 2 anni di stop, che come sapete benissimo voi, sia per problemi del Covid, poi problemi logistici, ma mascherine, non mascherine, distanziamenti, io queste cose non... cioè o si fa così deve o niente, così come non ho accettato anche con certi miei. E Armando abita proprio in questo quartiere, giusto? Infatti, se ricordate bene, la mia non è una propaganda politica, perché chi mi conosce lo sa che io sto fuori, però è una propaganda a livello culturale e anche a livello personale. Armando si è molto prodigato quando c'è stato l'anno scorso l'incendio, vi ricordate? Al parco, e mi ricordo si è dato da fare tantissimo. E io ho già detto a lui che il 5 ottobre, che farò il mio recita di pianoforte, ci inventeremo qualcosa per ricordare non la parte brutta, ma la parte bella della rinascita di questo evento così brutto che c'è stato qui a Pescara. Quindi ringraziamo Armando Foschi. Allora, come voi sapete, io sono 25 anni che organizzo questa manifestazione, diciamo 26 perché 2 anni c'è stata questa pausa, e mescolo, questo è un festival molto particolare che è piaciuto tantissimo anche negli anni scorsi al Quirinale, io a casa le costruisco, magari le porterò a fine manifestazione, 7 riconoscimenti, proprio medaglie e premi, perché è una manifestazione tra virgolette prezzi bassissimi, quasi gratis, manifestazione che include tutto. Quest'anno proprio l'assessore Carota è rimasta molto contenta perché ho inserito 4 spettacoli di danza classica che negli altri cartelloni al mondo non ci sono, quindi abbiamo inserito anche una disciplina artistica assente in altri cartelloni, così abbiamo accontentato anche una parte di pubblico che è appassionata appunto dell'arte coreutica. Così come la musica classica, io ho invito il 25, c'è la mia cagnolina che riconosce la mia voce, il 25, ossia giovedì, qua ci sarà un concerto veramente eccezionale perché c'è padre e figlia, sono 2 professori, la figlia è un soprano solista, ha una voce bellissima e il padre l'accompagna alla chitarra. Loro vengono da San Giovanni Rotondo, appunto il paese di Padre Pio, e li ospito io tra l'altro anche privatamente perché veramente è un duo molto singolare ma anche molto dolce e raffinato. E invece questa sera è una serata dedicata prettamente all'Abruzzo. C'è qualcuno che non è abruzzese? Sì. Allora, noi siamo fieri di essere abruzzesi. Allora, io dico sempre, l'Abruzzo è una regione forse la più bella perché abbiamo tutto, con mezz'ora di macchina vediamo mari, monti, colline e quant'altro, ma l'abruzzesità è ancora più importante, cioè l'abruzzesità, lo dico da concertista perché io spesso vado in altre città, l'abruzzesità significa essere accoglienti, significa non conoscere una persona, ti invita a prendere il caffè. L'abruzzesità significa cucinare bene, io so cucinare bene, non mangio tanto, però so cucinare bene. L'abruzzesità vuol dire avere le radici,
avere la cultura. Noi siamo stati la culla di D'Annunzio, di Flaiano, di Francesco Paolo Tosti, che non si nomina mai, il più grande autore abruzzese di Ortona, ma di tante influenze. L'Abruzzo ha avuto influenze di ogni tipo. L'abruzzesità significa accontentare un po' tutti, cioè non c'è quel distacco. Io quando parlo anche con i turisti del nord, non, loro vengono volentieri anche la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, perché non c'è la barriera di chi ti ospita è l'ospite. Quindi si crea subito una connivenza, un'affettuosità, ecco, è questo. E questo è tipico dell'abruzzese, no? Quindi non, di essere così cordiali e così ospitali, a parte la bellezza, che questa sera la bellezza abruzzese viene espressa attraverso i testi di queste canzoni, quindi le fontane, le colline, mi ci stanno venendo i brividi, eppure sono una pianista classica, però riconosco queste cose importanti, no, del nostro Abruzzo, la montagna abruzzese. Ogni canzone che loro canteranno e spiegheranno richiama una cosa, una questione o un principio dell'Abruzzo, quindi mi fa molto molto piacere. Allora, ringraziamenti, ringrazio Giancarlo Ranieri che riprende sempre questi concerti, questi spettacoli, perché lui poi li posta su YouTube e ovviamente questi concerti vengono visti in modo esponenziale, quindi se siamo 10 persone, 20 persone, 30, 50, 60, ne saremo sempre di più di persone a vedere appunto questi spettacoli. Se avete qualcuno che ha perso questo concerto, vi invito a farlo vedere su YouTube che Giancarlo posta. Ringrazio anche la squadra antincendio di Bruno e della signora bellissima a cui il nome non ricordo, Carla, grazie. Allora, questa sera il coro appunto si chiama Francesco Paolo Tosti, chi non lo conosce. Francesco Paolo Tosti faceva parte del Salotto, giusto? Tu sei professoressa di flauto, quindi sai benissimo, anzi correggimi se sbaglio, il Salotto D'Annunziano era formato, cioè adesso i ragazzi stanno su Facebook, ma ci metto anch'io, WhatsApp, no? Invece una volta si andava a casa di Tosti o a casa di Cascella o a casa di D'Annunzio, no, a casa di D'Annunzio no, a casa di Michetti a Francavilla, e creavano questi salotti dove creavano delle opere, e Francesco Paolo Tosti musicava le poesie di Gabriele D'Annunzio. Poi Michetti illustrava con i colori, con il pennello, ciò che loro musicavano. E quindi questo è bellissimo, anche il titolo di questo che ha scelto il maestro Loretta Dintino per questo suo coro, che presento, direttore Loretta Dintino. Presidente del coro Elisa Mannillo, che fa parte come corista, giusto? Tra l'altro tengo a dire una piccola cosa, che la fisarmonica, o la fisarmonica diaconica, detto Dubot, diciamo spesso viene considerata come uno strumento un po' screditato, no? In realtà la fisarmonica nostra è un po' come il bandoneon che suona Oscar Piazzolla, solo che se lo chiamiamo bandoneon sembra chissà che cos'è, oddio, Oscar Piazzolla, difficilissimo, è questo, è uguale, è identico. La differenza è che, io correggimi se sbaglio, io sono una pianista, so che la fisarmonica, cioè che la è molto difficile perché deve stare sempre a due note, al stesso passo. Esatto. Insomma, davvero una chiude, quindi è veramente molto difficile a suonarla, bitonale. E poi la fisarmonica è diventato in modo ufficiale strumento di studio nei conservatori, ed era ora, perché è uno strumento bellissimo e anche molto difficile. Vi invito ad ascoltare questo coro bellissimo, coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla al Mare.
Buonasera, grazie a tutti di essere venuti per partecipare a questo evento Musicarte nel Parco, organizzato dalla professoressa Maria Gabriella Castiglione, alla quale vanno i ringraziamenti per averci ospitati questa sera. Vi presento, sono Ilaria Vintile e sono la presentatrice del coro folcloristico Francesco Paolo Tosti. Da 33 anni il coro Tosti porta in giro per l'Italia e l'Europa le nostre canzoni e tradizioni abruzzesi. Vi racconto brevemente la storia del coro e quindi dell'associazione. Erano i primi di settembre del 1989, quando Don Gregorio, meglio conosciuto come Don Pepe, all'epoca parroco della chiesa Santissimi Angeli Custodi del Foro di Francavilla, organizzò un pellegrinaggio a Lourdes. Come si sa, di solito quando si va in pellegrinaggio la data si è tutti un po' in serie e ci si raccontano problemi di salute, chi è morto, chi sta male, si prega e si cantano canti religiosi. Al ritorno la situazione, diciamo, che cambia, si fanno un sacco di pettelerie o si sa che, ma non lo sai, lo sai che Tizio e Caio, eccetera, eccetera. Ci si scatena e poi ci si scatena con canti che non c'entrano niente con la Sacra Famiglia e la sacralità del momento. Tra i pellegrini c'era anche un certo signor Livio Marini, papà di Leonello, che è un nostro corista, che si portava sempre dietro la cosiddetta dubotte prima citata. Tra un canto e l'altro, a Don Peppe, zio Livio e la signora Gabriella Esposito e ad altri venne l'idea di formare un coro. Mica semplice da un giorno all'altro creare un coro. Solo qualche giorno dopo, Gabriella, la signora Gabriella Esposito, chiamò il giovanissimo fratello Fausto Esposito, che già comunque aveva esperienza nel campo e dirigeva già una banda, e chiedendogli: a frate, la senti di dirigere un coro? E lui rispose: ma, oddio, perché no? Va bene, ci sto. Nel frattempo zio Livio a casa chiese al figlio Leonardo se era interessato a dare una mano. E la risposta di Leonardo fu: papà, tu una mano e ing tutte. Nel frattempo il signor Vittorio Galasso andò dai grandi imprenditori francavillesi chiedendo loro la cosiddetta sponsorizzazione per dar vita a questo coro. In pochissimo tempo sono tutte queste persone che presero questa iniziativa sono riuscite a coinvolgere più persone fino a formare un coro di circa 50 persone. E fu così che il 7 ottobre del 1989, davanti a un notaio, dettero vita alla cosiddetta associazione coro folcloristico abruzzese Francesco Paolo Tosti. Certo che negli anni che si sono succeduti, come in tutte le associazioni, di persone sono venute e sono andate, sono entrate e se ne sono andate. E alla direzione il coro ha avuto diversi maestri. Dal 1989 al 2009 il coro Francesco Paolo Tosti è stato diretto dal maestro Fausto Esposito, poi dal 2010 è subentrata la maestra professoressa Cattivo Loretta. Si sono succeduti anche diversi fisarmonicisti. Il primo fisarmonicista che ha accompagnato il maestro Fausto Esposito è tuttora il maestro Francesco Di Tizio. Poi abbiamo avuto la maestra Diana Baboro e infine il maestro Fabrizio Mancini. I presidenti sono stati il primo anno Rocco Paolini, per 14 anni il signor Luigi Di Rico, per 6 anni il signor Antonio Paolini e infine negli ultimi 12 anni la signora Elisa Benillo. Che dire, siamo stati e siamo tuttora una grande famiglia. Abbiamo avuto la fortuna di passare insieme tantissimi momenti belli ed anche la forza per superare momenti brutti. Brutto come il periodo molto particolare che ci ha toccato tutti, la cosiddetta pandemia, che ancora non ne siamo completamente usciti, che ci ha chiusi, distanziati e messi in letargo e direi a dura prova. Ma eccoci qui che dopo 3 anni di fermo forzato, stasera siamo tornati su questo palcoscenico a cantare per voi.
Vi auguriamo di passare una piacevole serata in nostra compagnia. Ora è il momento di presentarvi il coro Francesco Paolo Tosti, accompagnato dal maestro fisarmonicista Fabrizio Mancini.
Yeah.
canzone il tema che compare è l'amore. È una dichiarazione d'amore che l'uomo fa alla sua donna, associando la sua bellezza ai colori della natura. Versi di Nicola Mattucci, musica di Antonio Diorio. Voce solista Bello Marini. Thank you.
Faccio mai e mi sto da solo.
Thank you.
Cassetta Ramayel. In questo canto l'innamorato esprime tutto il suo amore all'innamorata, promettendo di costruire una casetta tutta per loro in cima alla maiella, con tutte le comodità possibili. In cambio lui chiede amore e tanti figli da cullare. Versi di Antonino Di Donato, musica di Vincenzo Cersi. La casetta alla maiella. Oh,
Facciti mai
Dieci figlie, queste gemelle,
facciamo 12. Tu vuoi fare tra voi 10 figli? Ma questi fanno i figli come lo puoi dire, ma tu ci parla a me! Prossimo brano, Maroc e Flush. In questa canzone l'autore descrive come i giovani innamorati di una volta, per potersi incontrare, sfruttavano qualsiasi situazione, e una di queste era quando si raccoglieva il Gran Turco, lavoro naturalmente fatto a mano, dove occorreva la manodopera. Versi di De Carolis, musica di Polsi, Maroc e Flush. Sono di Giavelli. Trascurando la casa e la famiglia.
Così facendo però non attirava l'attenzione di nessun corteggiatore, rimanendo per sempre zitella. Da un'elaborazione e trascrizione di Elena Wintuski, con la partecipazione di Elena De Battista. Anche questa canzone è accompagnata da una scenetta. Thank you.
serenata spassosa. Che bellissima serata per fare una serenata, ma chissà se la protagonista di questa canzone, di nome Giuvì, aprirà la finestra al suo spasimante e accetterà la sua corte. Versi di De Bravo, musica di Antonio Viollo. Voce solista Lello Marini, serenata spassosa. Enough.